ringraziare Patrizia Testa perché effettivamente noi siamo stati coinvolti all'inizio proprio per una serie di casualità, perché c'è stato veramente un primo contratto per alcune prestazioni, per delle necessità della prima squadra, quindi è stato proprio un contatto casuale per ragioni di tipo sportivo, medico-sportivo. Poi in realtà nel momento della necessità e del bisogno lei ha avuto anche l'umiltà, e questo va detto a tutti quelli che comunque effettivamente spesso puntano il dito, ha avuto l'umiltà di chiedere aiuto e quindi con il cuore che comunque da sempre è bianco-blu e comunque da Mustocca, credo che veramente sarebbe stato un peccato enorme perdere una squadra importante come la Pro Patria, perdere tutta questa strada della città di Busto, mi sono sentita comunque di fare da collettore e comunque eventualmente diciamo, di metterci la faccia affinché la Pro Patria potesse tornare a casa. Devo dire, ringrazio anche i giornalisti a cui un po' dovrei anche tirare le orecchie perché alcune volte uscivano delle notizie prima ancora che le avessimo divulgate noi all'interno della nostra chat e quindi tutta questa, diciamo, risonanza mediatica mi ha anche un po' spaventata perché devo dire che veramente la Pro Patria ha una potenza enorme che riconosco oggi e che vorrei che comunque crescesse domani. Io un po' anche spaventata perché ho detto, caspita, veramente c'è troppa attenzione, escono anche delle notizie molto riservate, in alcuni momenti con lei mi sono anche confidata, temevo che tutto potesse saltare perché sui giornali passavano delle informazioni che avrebbero messo un po' a repentaglio portare a casa la Pro Patria. In realtà poi devo dire c'è stato molto interesse sul territorio, questo Patrizia lo sa, c'è ancora oggi c'è gente che comunque mi contatta e io poi rimando ovviamente a loro. E che condivideremo insieme in quello che sarà un percorso che nel brevissimo tempo, nei tempi strettissimi dell'iscrizione alla Serie C, veramente sarebbe stato difficile riunire tantissime persone, però c'è davanti un anno in cui ancora prenderemo in considerazione quelle che potranno essere alleanze sul territorio. Quindi le persone che vorranno eventualmente rivolgersi per mio tramite, tramite lo studio Sprafico, comunque direttamente in società in Pro Patria, sicuramente verranno prese in considerazione per quello che potrà essere un discorso di alleanza sul territorio, che sta alla base di quella che può essere la crescita di questa società. San Carlo come sponsor non farà ingerenze gestionali, quindi non farà placement di ragazzini che devono entrare in Pro Patria o che devono fare qualche strada, perché assolutamente il nostro ruolo di sponsor è veramente solamente quello di supporto in quella che può essere la crescita della società senza ingerenza gestionale, altrimenti ovviamente avremmo accettato quelle che sono state le proposte per più ingresso di cariche operative. Ovviamente la ristrutturazione aziendale a cui stanno pensando, ma che abbiamo condiviso, è quella anche di una struttura che deve essere gestita come un'azienda, motivo per cui probabilmente siamo stati coinvolti noi imprenditori del territorio. Perché ovviamente un po' di ricambio nelle quelle che possono essere delle dinamiche che la Sky avrebbe totalmente affossato, Patrizia è consapevole e con la rinuncia sua alla politica, ovviamente ha dimostrato di non averci messo solamente il cuore ma anche il portafoglio.